Amici di Eleven Sports, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Santoro. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Raimond Sassari, Team Network, Albatros, Siracusa e l'ottava giornata della Serie A Gold. Con le squadre intente a salutarsi all'interno del terreno di gioco, noi andiamo a darvi lettura dei roster a disposizione dei due tecnici, partendo per dovere di ospitalità dalla formazione siciliana guidata da Fabio Reale, che è arrivato in Sardegna con i seguenti effettivi: con il numero 1 c'è Mincella, con le 2 Bianchi, con le 6 Mantisi, con le 8 Zungri, con le 9 Bandiera, con le 15 Vinci, con le 16 Martelli, con le 18 Burgio, con le 21 Di Mercurio, con le 22 Souto Cueto, con le 23 Murga, con le 24 Cuzzupè, col 25 Bobicic, col 28 David Gligic e col 99 Mattia Gligic. Per quello che riguarda invece la squadra di casa guidata da Luigi Passino, con il numero 1 c'è Spanu, col 4 Aldini, col 5 Nardin, col 7 Mura, col 8 Kerin, col 9 De Oliveira, con l'11 Bronzo, col 13 Delogu, col 15 Alilkovic, col 17 Bomboi, col 18 Pintori, col 22 San Paolo, col 23 Gurbavac, col 33 Burzic, col 44 Mijatovic. Sassari seconda in classifica, quota 11-3, le lunghezze che separano i sardi dalla capolista Brixen, che ne ha 14, mentre Siracusa occupa attualmente l'ottava posizione a quota 7 in compagnia di Cassano Magnago. Sassari 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Siracusa 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Cammino migliore, lontano dalla terra sicula, quello della squadra guidata da Reale, che ha vinto 2 delle 3 partite, cedendo lontano dal parquet di casa solo a Pressano con il punteggio di 25-19 alla quarta giornata di campionato. Sassari che reduce dalla vittoria di Carpi, 34-26 il risultato finale al termine dei 60 minuti. Siracusa che nel corso di questo primo tempo attaccherà da destra a sinistra rispetto al vostro punto di osservazione, maglia arancio, pantaloncini blu con strisce molto sottili arancioni. Sassari invece con maglia bianca, scusate, e inserti bianco-blu, pantaloncini bianchi. Sassari che si difende dal primo attacco di Siracusa, con i giocatori che come di consueto si scambiano il pallone per prendere confidenza con l'oggetto principale del mestiere, Gligic. Pallone ora per Souto Cueto, si va da Zungri e prova a disorientare Bronzo senza riuscirci. Poi Aldini aggressivo contro Souto Cueto, arriva il primo fischio dei direttori di gara, che lo ricordiamo sono Stefano Maccarone e Carlo Dionisi. Zungri per Souto Cueto, palla di ritorno per il numero 8, si accentra, riceve e vince, aggressivo Alilkovic, sotto passivo l'attacco di Siracusa. Souto Cueto salta, mette palla per terra, poi lavora bene in difesa Bronzo, impedendo il tiro facile al giocatore con la maglia numero 22, che dopo l'esecuzione delle 9 metri riesce a ritagliarsi il varco per scagliare il pallone alle spalle di Spanu. Primo attacco prolungato ma proficuo per Siracusa. Attacca ora Sassari con Burzic, Bronzo, Kerin, sale Alilkovic, scambiano Burzic e Kerin, servizio per Bronzo, Kerin dai 10 metri, un tiro e un gol da una parte, un tiro e un gol dall'altra. A Souto Cueto ha risposto Leo Kerin, palleggio del numero 22, ora Zungri per Bobicic, si gonfia ancora una volta la rete della porta sassarese. Primo gol nel pomeriggio per il terzino montenegrino alla terza stagione a Siracusa. Delogu per Kerin, ora Bronzo, Burzic, Nardin, Kerin, Alilkovic, Kerin, Burzic. La finta di Burzic che poi cerca il secondo palo. Arriva l'intervento falloso
della difesa della squadra quest'oggi in trasferta. Pallone ancora tra le mani dei sardi. Bronzo, bella linea di passaggio esplorata dall'ex di turno, si cercava Lilkovic, lavora bene ancora in difesa Siracusa. Dentro il campo dell'Ogu, il palleggio, lo scarico per Burzic che la lascia lì per Kedin, palla un po' scomoda da controllare per l'ex giocatore di Conversano Bolzano e Avellino, che poi trova ancora una volta la via del gol. Pari 2 dopo 3 minuti e 20. Vinci, Souto Cueto, Zungri, Bobicic. Sale dall'ala Bianchi, Souto Cueto. Sassari che attende alle porte dei 9 metri. Ancora Souto Cueto, strattonato visibilmente da Lilkovic. Arriva il fischio di Dionisi. Souto Cueto, Zungri, taglio in posizione di doppio pivot per Vinci, liberato il lato sinistro, si va a destra da Bobicic che dopo la finta mette palla per terra, tira sul palo, ma conclusione disturbata dalla irregolarità di Kerin che dà origine al 7 metri che verrà battuto da Gianluca Vinci, uno dei prodotti del settore giovanile siracusano, che ora va al duello individuale contro Spanu vincendolo. Nardin dopo due palleggi da Burzic, Bronzo ancora in posizione di centrale, Kerin si muove a Lilkovic tra primo e secondo. Nardin per Kerin, da Burzic per Bronzo che trova l'angolino basso. Primo gol dell'ex di giornata per Umberto Bronzo. Pari 3. Zungri, Souto Cueto, Bobicic, Bianchi. Si accentra, riceve, scarica e si riallarga in ala. Souto Cueto, Bobicic, Zungri, Bronzo lo accompagna verso il centro, poi Souto Cueto a far valere il maggiore tonnellaggio nel duello con Bronzo, che in qualche maniera riesce ad arginarne l'azione. Zungri, Bobicic, Souto Cueto lavora per lui per poi ricevere Gligic. 4 gol che arrivano da altrettanti giocatori diversi per Siracusa. Entra nel referto anche il pivot, poi Kerin dall'altra parte, rallentato dallo stesso Gligic. Fallo dell'ex Bolzano e Molteno. Kerin, Bronzo, Burzic, Nardin. Kerin ai 10. Nuovo pareggio, sempre a firma Leo Kerin. Bianchi, Zungri, Souto Cueto. Muovono palla centrale terzini di Siracusa. Souto Cueto con lo scavalcamento a liberarsi di Bronzo. Non arriva l'aiuto, segna Julian Souto Cueto. 5-4 per la formazione ora in difesa. Burzic, Nardin, Burzic. Si fa vedere Bronzo, sale Souto Cueto. Allora Bronzo deve arretrare per controllare questo pallone. Palla persa da Sassari. E allora Siracusa a risalire il campo con la possibilità di trovare il primo doppio vantaggio di questo tardo pomeriggio. Vinci, Souto Cueto, Zungri, Bobicic, Bianchi. Zungri,
il palleggio del numero 8 Souto Cueto, provano a dialogare i due, poi la palla recuperata da Bronzo che aveva ben letto la linea di passaggio. Ingenuità di Souto Cueto che per non far correre Bronzo lo livella al suolo. Primo due minuti della partita per il giocatore nato a Buenos Aires nel 1993. Kerin, Bronzo, Brzic, Bronzo, palla un po' bassa che viene controllata da Bronzo, poi Nardin, Brzic ai 10, il palleggio di Kerin, coinvolto Bronzo che pesca Lilković sui 6 metri, 31esimo gol in campionato per Damira Lilković, gara che prosegue sui binari dell'equilibrio quando sono andati via poco più di 8 minuti, 5 gol per parte. Vinci Bobičić, ora da terzino sinistro, campo per Murga, Zungri, Murga, Zungri, Bobičić, sale Vinci, si accentra e riceve, Murga, Zungri per Murga, si alza il braccio degli arbitri, deve tirare Siracusa, Zungri per Bobičić e forza il tiro, arriva la palla persa da Siracusa, arrivano gli applausi convinti dei componenti della panchina sassarese per l'azione difensiva dei rossoblù. Brzic, Nardin, Brzic, Bronzo, Kerin, Bronzo per Brzic, Alilković non riceve, Kerin potente ma centrale, è lì che lo aspetta Martelli, Murga, Bianchi, Zungri a scambiare con Murga, si va dall'altra parte là dove c'è Bobičić, Murga, Zungri, Gligic, Bobičić ai 10 metri, il palleggio, forza il tiro, piega le mani di Spanu, segna Marco Bobičić, Siracusa che rimette la testa avanti, Brzic, Bronzo, Kerin, muovono palla centrale i terzini della Raimond quando è andato via il primo terzo del primo tempo. Brzic lavora per lui, Alilković libera al lato Nardin che ha tagliato sui 6 metri, tiro un po' forzato da Brzic, altra parata di Martelli. Souto Cueto che è rientrato dopo la penalità, intervento giudicato falloso anche se con un pizzico di ritardo quello di Bronzo. Bobičić, Zungri, Souto Cueto, Bobičić dà un'occhiata a Gligic, non lo serve, circolazione ancora perimetrale, Zungri non riesce a liberarsi di Kerin, Souto Cueto, duello con Aldini, nove metri per la squadra siciliana, ora il Zungri si fa vedere Bianchi, il taglio di Bobičić sui 6 metri, poi Souto Cueto per Zungri, Bianchi ha parato Spanu, ha raccolto nuovamente Bianchi, invasione avanza in palleggio Kerin, Bronzo, Brzic, un'occhiata a Nardin, Alilković aveva offerto una linea di passaggio non esplorata, Bronzo impreciso da Brzic, ma prima l'intervento irregolare di Gligic. Brzic, Bronzo, Kerin,
De Logu per Berzic, ora Bronzo costretto ad allargarsi da Souto Cueto, a terra Bronzo. Altro intervento degli arbitri, altra opportunità in attacco per Sassari. Kerin, Bronzo, Berzic, Bronzo a spaccare la porta di Martelli. Sei pari, Souto Cueto, Bobicic, centralmente il 25 dopo la finta da Zungri. Non c'è tempo e spazio per servire bianchi, allora Siracusa che gestisce i tempi dell'attacco per quanto consentito dal regolamento. Bianchi, Souto Cueto, Bobicic, Zungri, ancora dal 22. Tra secondo e terzo Gligic, Bianchi, Bobicic, Zungri, il palleggio poi a Lilkovic a mettergli le mani addosso. Nove metri Siracusa, già battuto. Zungri ancora lontano da zone pericolose, sotto passivo l'attacco di Siracusa. Zungri si libera di Alilkovic, recupera Bronzo, fugge via Nardin. Souto Cueto si arrende, alla fine pasticcia Nardin. Sassari che butta via l'occasione di portarsi sul 7-6. Zungri, Bobicic, Souto Cueto, Bobicic, Vinci, Zungri, il blocco di Gligic, la parata di Spanu, poi raccoglie regolarmente Vinci. Bobicic, depista Lilkovic, non Kerin. Souto Cueto, Zungri, Bobicic, solito lavoro di Gligic, Bobicic a cercare il secondo palo, a trovare le mani attente e ben protese di Spanu. Berzic schiaccia a terra per Nardin che non trova l'abbrivio per il tiro, e allora si torna centralmente da Bronzo. Berzic, Kerin, Berzic, Alilkovic, campo per Mijatović che tocca ora il primo pallone della sua partita, scusate. Alilkovic, Mijatović, Berzic mette palla per terra, la lascia lì per Kerin. Mijatović, alto il braccio degli arbitri, deve tirare Sassari. Mijatović finta al tiro, poi lo forza. Altro intervento dei direttori di gara, pallone ancora rosso-blu. Kerin non riesce a scavalcare Gligic, poi Mijatović sul muro di Zungri. Alilkovic, Kerin dopo la finta, non c'è fallo, Maccarone invita Kerin a rialzarsi. Souto Cueto per Vinci con la girella, Spanu a negargli la gioia del gol e poi a anticipare Bianchi. Tra gli applausi di pubblico e panchina corre Sassari. Alilkovic, Mijatović, Berzic, Kerin, palleggio di Berzic, cercato e trovato Bronzo, ha parato Martelli. Terza parata almeno per il portiere arrivato quest'anno a Siracusa, cresciuto nel Romagna, è passato per Merano. Punteggio bassissimo dopo che le squadre avevano iniziato la partita segnando con ottime percentuali. Bobicic, Vinci, Zungri,
Vinci, taglio sui 6 metri, Bobicic, trafitto Spanu, terzo gol di Marco Bobicic, miglior marcatore dei suoi con quelli segnati quest'oggi fino a questo momento, sono 21 in campionato. Kerin, Mijatović, Brzić, Kerin, ancora Brzić per Mijatović, un'occhiata da Lilković, poi Kerin, Brzić, finta, mette palla per terra, Kerin, palla un po' bassa per Lilković, chiede il passivo, la panchina di Siracusa, tira Brzić, quarto giocatore di Sassari a bersaglio. Nessuna delle due squadre per ora riesce a scappar via. I ritmi sono quelli di Siracusa, che segna 26 e subisce poco più di 26 gol per partita. Sassari che invece viaggia a 33 gol e mezzo segnati. Al momento ben distante dalle medie. Continua a segnare Marco Bobicic. Siracusa è qui per giocare. Bronzo, Brzić, Mijatović, Brzić, Kerin, Mijatović, Brzić, Kerin. Si accentra Bronzo, riceve proprio dal 44, cerca di disorientare Bobicic, poi tira Mijatović sul primo palo, altro intervento di Martelli. Ottima fin qui la prova dell'estremo difensore, classe 98. Brzić, Kerin, Mijatović, Brzić, cercato Aldini, accompagnato all'uscita da Gligic. Poi il pasticcio in palleggio di Aldini, può scappare Siracusa con Vinci. Eccolo il primo doppio vantaggio della sfida per gli uomini di Fabio Reale. Siamo già dall'altra parte con Mijatović, 7 metri. Sta arrivando Bronzo sul punto di battuta. Ultimi 10 minuti iniziati da 16 secondi. Bronzo contro Martelli a dimezzare il ritardo. Arriva il timeout chiamato da Fabio Reale. 20 minuti, 24 secondi giocati nel primo tempo. Sassari 8, Siracusa 9. Timeout in campo. Piccola pausa anche per noi. Un gol di vantaggio per Siracusa a 9 minuti e mezzo abbondanti dalla sirena della fine del primo tempo al Palasantoro di Sassari. Partita fin qui molto equilibrata, così come testimoniato dal punteggio. Siracusa che prima del gol di Bronzo aveva trovato il primo doppio vantaggio di questo pomeriggio. Noi in presa diretta a raccontarvi l'uscita dal timeout degli uomini di Reale. Zungri,
Souto Cueto e viceversa Bobicic. Vinci, Zungri, Souto Cueto, finta di andare da Bobicic, torna dal suo numero 8 alla schiacciata a terra in ala per Vinci, poi cercato Gligic, stratonato da Bronzo, si gioca, corre Sergio Mijatovic che si divora il gol del 9 pari. Souto Cueto, Zungri, Bianchi, Bobicic, Zungri, Souto Cueto. 8 e mezzo all'intervallo, sempre più uno Siracusa, Bianchi, Zungri, Bobicic, Souto Cueto, cercato Gligic, 7 metri Siracusa per l'intervento irregolare di Aldini. Per il doppio vantaggio Vinci, già 2 gol per lui e la possibilità di salire a quota 30 e fare conto tondo in campionato. Fischiano gli arbitri, va Vinci, 10-8 Siracusa. Brzic, Mijatovic, Nardin, Brzic, Kerin, Mijatovic a scambiare con Kerin, si fa vedere Aldini, Mijatovic, Brzic, Kerin, parte da lontano il numero 8, serve Brzic, incrocio che premia la ricezione di Bronzo che tira sul palo. Rientra Souto Cueto, Zungri, Bobicic, Bianchi, Siracusa per ritoccare il massimo vantaggio, Zungri, Souto Cueto, finta di andare da Zungri, coinvolto Bobicic che prova a depistare Mijatovic senza riuscirci, ora Bianchi, Souto Cueto, Zungri, forte Bronzo. Bobicic, Zungri, sotto passivo Siracusa, palleggio di Zungri, Bobicic dai 10 metri, alto, si attarda nel rientro difensivo Bobicic, Mijatovic arginato in qualche maniera da Murga in campo per l'azione difensiva, tanto Bobicic si è fatto male. Ed esce lasciando il posto a Zungri. 24-10 giocati. Si segna pochissimo. Brzic, Bronzo, Mijatovic, Kerin, Brzic, Kerin, Mijatovic, un'occhiata ad Aldini, si torna fuori da Kerin. 7 metri per la Raimond. Altro duello dai 7 metri che vedrà protagonisti Bronzo e Martelli. Va l'11, segna ancora, dovrebbe essere il quarto per lui. Raggiunge Bobicic come migliore marcatore di partita. Bianchi, Murga, Zungri, Souto Cueto, Vinci, Murga, ancora in panchina Bobicic. Capiremo nel corso della partita, col passare dei minuti, se il 25 sarà in grado di rientrare. Nel frattempo Siracusa ha buttato via palla in maniera anche banale, campo per De Oliveira.
Mijatović, Brzić, De Oliveira. Un paio di palleggi, torna centralmente da Brzić, poi Mijatović, ancora De Oliveira per Brzić che cerca il dino dopo un paio di finte, spazio per De Oliveira, fischio contro la difesa di Zungri, altro 7 metri, Sassari può pareggiarla. Direttori di gara che fermano il cronometro, 26 minuti 16 secondi. Bronzo contro Mattia Gligic, debutta l'altro Gligic, quello con la maglia blu. Va Bronzo, sfiora solamente Gligic, ha pareggiato Bronzo, ha pareggiato la Raimond. Bianchi, Murga, Zungri, Soutoqueto. Murga, Zungri, Gligic. Murga, Soutoqueto, Zungri, ancora Soutoqueto, si muove come al solito, Gligic, colpito a Bronzo in maniera tanto dura quanto probabilmente involontaria. Contatto durissimo con David Gligic. Piuttosto dolorante Bronzo. Noi approfittiamo della pausa per ricordarvi quelle che sono le altre partite della ottava giornata della Serie A Gold, ovvero Bolzano, Cassano Magnago, Merano Carpi, Fondi Campus Italia, Fasano Romagna, Rubiera Conversano e Brixen Pressano, per una classifica che momentaneamente vede in vetta Brixen con 14 punti. Sassari e Fasano 11, 10 per Merano e Pressano, 9 per Conversano, 8 per Bolzano, 7 per Cassano Magnago e Siracusa, 4 Cerubiera, 3 Fondi, Campus Italia Romagna 1, chiude a 0, sempre sconfitta Carpi. Ancora sensibilmente in difficoltà Bronzo, lascia il campo. Ultimi 180 secondi del primo tempo. Soutoqueto, taglio sui 6 metri di Vinci. Soutoqueto, Zungri, finta, mette palla per terra, si infila tra le maglie difensive di Sassari e trova il bersaglio grosso. Brzić, Mijatović, dopo la finta arriva il gol di Sergio Mijatović, undicesimo di squadra per la Raimond, quello firmato dall'ex giocatore del Boraz. Soutoqueto, Zungri, Soutoqueto, duello con De Oliveira. Dai 9 Gligic, Soutoqueto ancora contro De Oliveira, Zungri per Bobicic che è rientrato. Questa è decisamente una buona notizia tanto per Siracusa quanto per la partita. Altro duello tra Soutoqueto e De Oliveira, tanta fisicità dell'ex giocatore dell'Anger. Soutoqueto cerca Gligic e non trova la porta, mancando non di poco. Brzić, Kerin, mette palla per terra il numero 8, va da Lilkovic che rischia di buttarla via, poi si va da Brzić che vuole mettere ordine, così come Luigi Passino che ferma la partita chiamando il timeout che consente anche a noi di rifiatare un minimo.
Un minuto e 24 secondi separano Raimond e Siracusa dal rientro negli spogliatoi. Gara che riparte in questo momento con Kerin. De Oliveira, ora lui in posizione di ala. Brzic, Kerin, si accentra Nardin, ancora a secco di gol l'ala di Oriago, si alza Mijatović. Sassari rimette la testa avanti, qualche piccolo problema per Murga. Un minuto tondo tondo all'intervallo. Costretto ad abbandonare il terreno di gioco Max Murga, che si tocca in zona nuca, così ci pare di vedere almeno dalla nostra postazione non vicinissima al numero 23 in maglia arancione, Souto Queto. Vinci, Zungri, Bobicic, Souto Queto, Zungri, da Bobicic, non può servire Bianchi, poi Zungri, Souto Queto per Bobicic, il palleggio, lo scarico per Souto Queto che poi si fa male alla caviglia. Che ha girato probabilmente da solo, anzi sicuramente da solo. Ventotto secondi, molto dolorante Julian Souto Queto, lui che arriva dalla Vestas Alarcos Ciudad Real, squadra che milita nella Liga Sobal. Un poggia per terra Souto Queto, che va direttamente negli spogliatoi. Da capire se per la gravità dell'infortunio, perché comunque manca veramente pochissimo al giro di boa della gara. Siracusa che già sta facendo a meno di Iangorella. Si torna a giocare, ultimo attacco del primo tempo per la squadra sarda, De Oliveira. Brzic, Mijatović, Brzic, servito De Oliveira, Mijatović da lontano. Palla che non entra, Martelli allora a imbeccare Vinci, due secondi per l'ultimo tiro. Non riesce a controllare Vinci, suona la sirena al Pala Santoro, squadre che rientrano negli spogliatoi con i ragazzi di Passino avanti con il punteggio di 12-11 contro il Team Network Albatro Siracusa, squadre negli spogliatoi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, giusto il tempo per rifiatare un minimo, ci risentiamo fra una decina di minuti circa per la diretta del secondo tempo da Sassari.
Amici di Eleven Sports, bentornati live dal Pala Santoro di Sassari, ormai prossimo all'inizio il secondo tempo di questo Raimond Team Network Albatros Siracusa, ottava giornata della Serie A Gold. Brutta notizia per Siracusa, anche se non è difficile da ipotizzare. Souto Poeto è in tribuna con la caviglia vistosamente fasciata e dunque non prenderà parte alla seconda parte, scusandoci per la ripetizione della gara che inizia in questo momento con Sassari che attaccherà da destra a sinistra, farà logicamente il contrario Siracusa. La squadra di Fabio Reale aveva trovato anche due gol di vantaggio nel corso del primo tempo, poi è arrivato il mini break dei sardi che hanno chiuso avanti per 12-11, una gara dal punteggio basso e fin qui molto molto equilibrata. Kerin, Mijatovic, Brzic. Kerin controlla male, poi scambia con Brzic, prova a cercare Aliljković con la palla schiacciata a terra, è già scappato dall'altra parte Bianchi, imbeccato da Martelli, la parata di Valerio Sampaolo. Mijatovic, Nardin per il più 2, gol sbagliato da una parte, gol fatto dall'altra, dal potenziale pari al doppio vantaggio stavolta per i padroni di casa. Sanguinoso errore di Bianchi che si è fatto ipnotizzare da Sampaolo che è partito tra i pali per la Raimond nel secondo tempo, gara che era stata iniziata da Spanu. Invece Zungri, Bobicic prova a liberarsi di Bronzo, altra opportunità in attacco che ripartirà dai 9 metri dalle mani di David Gligic. Zungri, Bobicic, Zungri, si fa vedere Murga, cercato Gligic, non riesce a indirizzare dalle parti della porta, difesa da Sampaolo. Rientra De Oliveira, Brzic, Mijatovic, Brzic, nuova palla centrale, terzini della Raimond, forte Bianchi su Mijatovic, riceve Nardin, De Oliveira da Bronzo, Brzic, Mijatovic mette palla per terra, serve De Oliveira, Brzic cerca di coinvolgere Aliljković, palla sul fondo, Siracusa a guadagnare la metà campo offensiva con Zungri, Bobicic livellato al suolo da Mijatovic, a terra anche Marco Bobicic. 5 gol di bronzo per la Raimond, 3 di Kerin, 2 di Mijatovic, 1 a testa per Nardina, Aliljković e Brzic. In casa siciliana invece 4 per Bobicic, 3 di Vinci, 2 di Souto Poeto, 1 di Zungri e un altro di David Gligic. Questa è la fotografia statistica in termini di reti segnate di quanto successo fin qui al Pala Santoro. 2 minuti e 48 secondi giocati nella ripresa. Murga, Zungri, Bobicic libera al lato e taglia in posizione di doppio pivot Vinci. Bobicic che va a sfondare, Sassari inizia con le marce alte in difesa, Siracusa deve ancora trovare il primo gol del secondo tempo e Bronzo invece realizza il secondo della ripresa per Sassari, il sesto della sua partita, il 36esimo in campionato, anzi 41esimo in campionato, scusate. Zungri, Bobicic, più 3, massimo vantaggio per il rosso-blu di casa. Murga, Bobicic, Zungri, mette palla per terra, prova a liberarsi di Aliljković e lo ferma con le cattive. Murga, Bobicic, ancora Aliljković un paio di metri più avanti rispetto alla linea dei 6 metri a fermare Mantisi.
campo per il giocatore della seconda stagione in blu-arancio, Bobičić, a sfruttare il vantaggio creato dall'anticipo mancato dalla difesa della Raimond. Mijatović altissimo, rimane a terra anche Srđan Mijatović. Che scambia due parole non troppo affettuose con Zungri. Siracusa con la possibilità, l'opportunità di tornare a strettissimo contatto. Bianchi, Murga, Zungri, Bobičić. Murga ai 10, Zungri, Bobičić per Zungri. Si muove Mantisi, intervento arbitrale che punisce la difesa della Raimond. Murga, Bobičić, Zungri, taglio di Bianchi, questa volta non sbaglia. Primo gol di giornata per Leonardo Hernan Bianchi. Siracusa a ricucire parzialmente, quasi totalmente, Mijatović, Brzić. Di Oliveira costretto ad arretrare, non può ricevere per la difesa di Zungri. Ora Mijatović, Brzić, De Oliveira, sale a Lilković, Mijatović, De Oliveira, Mijatović ai 9, si muove a Lilković, riceve a Lilković, segna a Lilković. Bobičić, Zungri, 4-2, anzi 3-2 il parziale di questi primi 6 minuti di ripresa. Zungri a sfondare su Alilković. San Paolo, Brzić, De Oliveira al piccolo trotto. Bronzo, Alilković, Brzić, Mijatović, De Oliveira, Mijatović, si accentra al 44, poi De Oliveira, da Brzić, tira centrale, parata di Martelli, scappa via Bianchi e controlla male, scippato da Nardin. Brzić, De Oliveira, Brzić, De Oliveira ha capito tutto, Vinci che recupera. Zungri, servito da Gligic che lascia il campo a Mantisi. Gioca lui da pivot. Bianchi, Murga, Mantisi, Murga, Bobičić, Murga. Cercato e trovato Bianchi, rimane a terra Murga. Bobičić per il gol di Juan Ignacio Zungri. Siracusa è sempre lì, quasi 8 giocati nel secondo tempo. Mijatović, Brzić, De Oliveira, Brzić. Nel frattempo Reale a dire qualcosa a Mantisi, probabilmente in previsione del rientro in campo. Nel frattempo decolla De Oliveira, che diventa il settimo giocatore rosso-blu a segnare almeno un gol quest'oggi. 16-14. Bobičić, Zungri, Murga, Bobičić. Ha ricevuto sull'ala sinistra Vinci, centralmente Zungri per Murga, un'occhiata a Bobičić, non si capiscono i due. Bronzo sporca, Di Oliveira recupera,
Mantisi impedisce a Sassari di ripartire celermente. Mantisi rischia anche qualcosa prima di accomodarsi in panchina e lasciare il suo posto a David Gligic. Alilkovic, Brzic, De Oliveira, Mijatović, finta di tagliare dietro la schiena di Murga, poi arretra e riceve Brzic, De Oliveira, ha parato Martelli, ha raccolto, ma all'interno dei 6 metri Bobicic, per niente convinto della bontà della decisione arbitrale. I fischietti, lo ricordiamo, sono quelli di Stefano Maccarone e Carlo Dionisi. 9:30. Brzic, De Oliveira, Brzic, taglio di Nardin, Brzic coinvolge Rodolfo De Oliveira. Due gol tutti nella ripresa per il giocatore arrivato quest'anno in rosso-blu. San Paolo fa correre Nardini, ha tutto il tempo per controllare e trafiggere Martelli. Primo significativo tentativo di fuga per la Raimond. Un poker di reti di vantaggio per gli uomini di Passino. Tarantolato davanti alla sua panchina. Zungri, Murga, Bianchi, Murga, Bobicic. Il palleggio di Zungri, Mantisi, Bobicic per Murga che prova a liberarsi con fatica della guardia di Alilkovic. Zungri da Bianchi, non c'è niente, raccoglie San Paolo. Le proteste eccessivamente energiche di Bianchi allontanano per i prossimi 120 secondi dal campo il giocatore nato nel 1998. Le lamentele dei siciliani non si placano. Partita che rischia di scappar via a Siracusa. Continua a lamentarsi Reale, arriva il provvedimento disciplinare, Reale ne ha un po' per tutti. Momento importante della partita. Sei trail parziale degli 11 minuti scarsi giocati nella ripresa. Sassari deve cavalcare il momento positivo, Siracusa deve allontanare quello negativo. Mijatović, Brzic, De Oliveira, attacca con l'uomo in più la Raimond. Mijatović, De Oliveira, Brzic, tanto spazio per lui, ma Brzic va a sbagliare un gol non impossibile da mandare al referto. E allora rimangono 4 le lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, che ora si difendono dall'attacco che passa ora per le mani di Vinci. Bobicic, Zungri, Murga, Gligic, Murga, Bobicic, Murga, centralmente ancora il 25 per Zungri. Un'occhiata a Vinci. Zungri mette palla per terra, si libera di De Oliveira che in qualche maniera riesce a rallentarlo. Murga per Zungri, la finta, il tiro, la palla che termina in qualche maniera in porta. 2 minuti per De Oliveira, il gol di Juan Ignacio Zungri dovrebbe essere valido. A terra proprio il numero 8 di Siracusa. Nel frattempo sulla destra della nostra inquadratura vedete Souto Queto, o meglio vedevate fino a qualche secondo fa Souto Queto sdraiato in tribuna alle spalle della porta ora difesa da San Paolo. Si
Siracusa prova a stare lì nonostante le svariate difficoltà. Un uomo in meno per parte. Bianchi da una parte, De Oliveira dall'altra. Si gioca Mijatović, Nardin, Brzic. Extra player per la Raimond, che si assume la responsabilità di attaccare con la porta vuota. Rientra San Paolo, ora Brzic per Nardin, che incastra la palla sotto il set. Terzo di giornata per Nardin, che ne ridà 4 di vantaggio ai rossoblù. Mantisi, Murga, Zungri, Bobicic. Murga, muovono palla centrale i terzini del Team Network Albatros Siracusa. Zungri per Murga, la finta, Mijatović va dall'altra parte, San Paolo no e para. Kerin, Brzic, Alilković, Mijatović. Ora il Siracusa con l'uomo in più. Brzic, Alilković, Kerin, Mijatović, Brzic, Mijatović. Battuto Martelli. Massimo vantaggio per la Raimond, 20-15. Solo 4 gol segnati da Siracusa in quasi 14 minuti. Bobicic, Zungri, ribalta in ala per Mantisi, che si libera di Nardin, tira sulla figura di San Paolo. Alilković dà un'occhiata a Nardin, poi torna più giudiziosamente da Kerin e Sassari risale il campo gestendo Alilković, Brzic, De Oliveira, Bronzo. Un'occhiata a Nardin, che però è irraggiungibile. Mijatović, De Oliveira, timeout Passino. 14-18 giocati nel secondo tempo, 5 gol di vantaggio per Sassari, timeout in campo, piccola pausa anche per noi. Nuovamente in campo Raimond Sassari, Team Network Albatros Siracusa, poco più di un quarto d'ora al termine della gara che vi stiamo raccontando dal Pala Santoro, e che lo ricordiamo è valevole per l'ottava giornata della Serie A Gold. Si riparte dalle mani di Damir Alilković. Scambiano Brzic e De Oliveira. Mijatović, Alilković, De Oliveira mette palla per terra, cercato Alilković, quasi denudato da Gligic. De Oliveira prova a liberarsi ancora una volta del pivot ex Bolzano. Il palleggio di Bronza ai 9 metri, la lascia lì per Mijatović, ha parato Martelli. Prima il fallo della difesa. Brzic alza per Bronza, ha capito tutto Mantisi,
può correre Siracusa, scivola De Oliveira, segna Vinci. 20-16 a bersaglio l'ala classe 1999. Siracusa prova con le unghie e con i denti a restare dentro la partita. Mijatović, Alilković, De Oliveira, sale Alilković, De Oliveira ai 10 metri, servito Mijatović, forse con un passo in più, fanno giocare gli arbitri. Nuovo più 5 per Sassari, 4 gol di Mijatović, che fin qui ne aveva realizzati 8 nelle precedenti gare. Zungri, Murga, Zungri, Bobicic, lavora per lui Gligic, provano a giocare a 2 i giocatori di Siracusa, ha capito tutto Aldini, poi Mijatović colpito. De Oliveira, Mijatović, Brzic, De Oliveira, Mijatović, Alilković, Brzic, De Oliveira, mette palla per terra, si accentra Mijatović, pescato Brzic sui 6 metri, Raimond è scappata per davvero. Ora Siracusa serve un'impresa per recuperare 6 reti in 13 minuti dopo averne segnate 5 nei 17 giocati nella ripresa. Murga, Zungri, Bobicic, lo scavalcamento a liberarsi di Aldini, servire Vinci, bacino al palo e 22-17. Nardin, Mijatović, De Oliveira, Mijatović, va a depistare Murga, serve De Oliveira, tiro che scheggia il palo, in campo in porta per Siracusa Mattia Gligic. Zungri prova a forzare, para San Paolo, raccoglie Aldini, Brzic, Mijatović da lontano sul muro, anzi forse sulla testa di Murga, raccoglie Nardin, conclusione morbida del numero 5 della Raimond. Sassari sempre più vicina alla sesta vittoria in campionato, la quarta in 4 partite giocate su questo terreno di gioco. Murga, Zungri, Bianchi, Bobicic, Murga, Zungri, ancora il 23, Bobicic per Murga da Zungri, l'intervento falloso di Aldini. Murga, palleggio di Zungri, ancora centralmente Murga, Bobicic si libera di Mijatović, non arriva aiuto e Bobicic trafigge San Paolo, raggiungendo Bronzo come migliore realizzatore del pomeriggio a quota 6. Mijatović, Brzic, De Oliveira, Brzic, Mijatović, chiama palla e la riceve Aldini. De Oliveira si alza dai 10 metri, mette palla per terra, poi la legnata di Murga. De Oliveira, senza pensarci troppo. 24-18, arriva il time out di Fabio Reale e allora ci fermiamo anche noi. We'll be right back.
10 minuti e 12 secondi al termine di Sassari-Siracusa, 6 gol di vantaggio per la squadra di casa. Bianchi, Murga, Bobicic, Zungri, Murga, Bobicic pasticcia un po' al momento di ricevere il pallone, poi Bianchi fa volare Vinci. Ottima uscita dal time out degli uomini di Reale. Qualche piccolo problema al pallone. Bronzo, De Oliveira, Brzic, Mijatović, Nardin, De Oliveira, Mijatović, mette palla per terra, serve Brzic con una brutta palla che viene comunque controllata all'ex centrale di Bolzano. Mijatović anche con un po' di fortuna si infuria Bobicic. Murga, Zungri, Bobicic, Zungri, muovono palla centrale terzini, la squadra blu-arancio, Murga per Bianchi, San Paolo ha parato anche questa, poi Aldini fermato da Gligic. Brzic, Mijatović, Bronzo, Mijatović, Brzic, De Oliveira, Mijatović, Brzic, mette palla per terra, cerca un compagno da servire, alla fine si mette in proprio e ha ragione lui. Servirebbe un miracolo a Siracusa per evitare quella che sarebbe la quarta sconfitta in campionato, la seconda lontana dal terreno di gioco amico. Tanto due minuti forse per San Paolo e Bianchi, continuano a discutere. ...7.43 da giocare, 26-19, Vinci, nervosissimo San Paolo, Bobicic, Zungri, la parata di Spanu, Aldini per Brzic. De Oliveira, Brzic, Mijatović, De Oliveira, Brzic, palla persa dalla Raimond, Bobicic un po' basso da Zungri, Cassi, palla persa che mette fine alla partita. 23 minuti e altrettanti secondi sul cronometro. Raimond che, salvo clamorosi arachidi, salirà a quota 13 in classifica, confermando il secondo posto, da capire se in compagnia di Fasano, impegnata
in casa con Romagna o meno. Mijatovic gioca 2 con Brzić, un po' troppa sufficienza nel tiro di Brzić, ha alzato il gambone Martelli e lì ha detto di no. Zungri, Bobicic, Zungri, Vinci, rientrato Mantisi, pallone per Murga, Bobicic ha scambiato con Zungri, palla di ritorno per Lotto, ancora Bobicic, altissimo. De Oliveira, Brzić, Mijatovic. Tra primo e secondo Aldini, Mijatovic, Brzić. Sui 6 metri c'è anche Nardin. De Oliveira, aggressivo Gligic. Brzić, Mijatovic si accentra al 44, servito di Oliveira, traversa, schiena di Martelli, 27-19. Sassari che si avvicina all'ottava partita consecutiva con 30 o più gol. Bobicic, Zungri, Murga, prova a depistare Mijatovic, cercato Gligic, poi Mijatovic, a terra Gligic esausto. Detto delle 7 partite di Sassari con 30 o più gol, Siracusa che invece ne ha incassati solo una volta 30 o più in casa contro Fasano, alla terza di campionato, nell'unica, o meglio in una delle due sconfitte interne della squadra di Reale. 33-26 il punteggio. Allora Murga, Zungri, Gligic anticipato da Mijatovic in maniera regolare, Aldini non premia la fuga di Nardin, palleggia De Oliveira, Kerin, Brzić, Mijatovic, De Oliveira, scambiano 9-33, la tocca anche Mijatovic, Brzić, Aldini, De Oliveira, Mijatovic, esce Gligic, Aldini dai 9, ancora per il 44, ora Brzić, lavora per lui Aldini, Mijatovic, ancora Gligic, altro 9 metri per Sassari, gara che si trascina stancamente verso l'epilogo. Aldini da Mijatovic, sotto passivo l'attacco della Raimond che deve tirare e farlo in fretta, Brzić, De Oliveira, intervento arbitrale che penalizza la difesa di Vinci. De Oliveira si eleva dai 10 metri, 5 per il giocatore che in Brasile ha giocato con Pinheiros, Soccer e Vasco da Gama, da stabilire ormai già da un po' solo il punteggio finale. Batte le mani il pubblico del Palasantoru. Murga, Zungri, da Vinci, è largo il suo tiro. Entra Bomboi, Mijatovic, Brzić, De Oliveira, è rientrato anche De Logu. Brzić, trattenuto da Mantisi, Aldini dietro la schiena a cercare Bomboi, alla raccolta da Murga, Vinci, bene per Mantisi, tra le gambe di Spanu.
secondo gol in campionato per Mantisi. Siracusa che si arrampica a fatica fino a quota 20. De Oliveira, Brzic, Mijatović, Aldini, Mijatović, De Oliveira, palla recuperata da Murga, scappa via ancora Mantisi, stavolta Spano dice di no. Mantisi che frana poi addosso al portiere sassarese. Si spiegano i due. 1-19 al termine. Campo per Alberto Mura. Pronto a entrare anche Pintori. È il giovanissimo portiere con la maglia numero 12 di Sassari. Mura, Pintori, De Oliveira, spaccare la porta. Ultimo attacco della partita per Siracusa. 30 secondi ora al termine. Murga, Bobicic, Murga, Bobicic per Zungri. Bobicic dai 10 metri. Non trova il bersaglio Mijatović. De Oliveira, 10 secondi per l'ultimo tiro della partita. Mijatović con la girella, l'obiettivo 30 raggiunto anche quest'oggi. Il gol di Gligic dovrebbe essere valido. Suona la sirena al Pala Santoru, è finita. Raimond Sassari, Team Network, Albatro Siracusa 30-21, il risultato finale in favore degli uomini guidati da Luigi Passino. Con questi due punti Sassari sale a quota 13 in classifica, rimane invece a quota 7 Siracusa. Io ringrazio Andrea Farris per le preziose immagini che ci hanno consentito di raccontarvi questa partita dal Pala Santoru. Ricordo per l'ultima volta il risultato finale: Sassari 30, Siracusa 21. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di Eleven Sports.